Leggiamo un po' le notizie sportive, vediamo un po' che succede. Ma non è possibile. Chi è che mi scrive? Ciao, sono Samantha, la tua segretaria preferita. Per questa sera accetto l'invito a cena. Sì, Samantha, sì, sono sei mesi che aspetto. E questa sera vado a cena con Samantha, la mia segretaria. Amore, non è che per caso hai visto il mio orecchino? Perché lo sto cercando per tutta casa. Guarda, ne ho solo più uno, non lo trovo, ero convinta fosse qua sul tavolo. No, guarda amore, qua i tuoi orecchini non ci sono. Scusami, ma che cosa ci fai ancora in vestaglia? Ah, io cosa ci faccio in vestaglia? Tu piuttosto cosa ci fai in accappatoio? Amore, mi devo preparare, lo sai che ci metto del tempo. Ti devi preparare, ma perché? Che fai, esci? No, usciamo. Come? Io e te stasera usciamo. Usciamo? E dove andiamo? Amore, che giorno è oggi? Ma che giorno vuoi che sia oggi? È venerdì 31. Ed è? È un bellissimo giorno. Perché? 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 È il tuo compleanno? No. No, non è il tuo compleanno. Perché? È San Valentino! Ma no! Oh, non ci credo. Sei cascata, vero? È il nostro anniversario? È certo che è il nostro anniversario. Sono solo 7 anni che siamo sposati e tu già te ne dimentichi. Ma come fai a dire che mi sono dimenticato? Sto cominciando a piangere dall'emozione. Beh, ci credo, sono 6 mesi che abbiamo comprato i biglietti per la prima Teatro Regio di stasera. 6 mesi? Per la prima al Teatro Regio di stasera. No, scusa amore, abbi pazienza. La prima non viene mai bene, se andassimo alla seconda? Ma stai scherzando? Ma che discorsi sono, amore? Ma dai, la prima teatro, ma ti rendi conto? Tutta la creme della città, tutti i vestiti elegantissimi. Ma sai che emozione? Ma no, ma smetti. A proposito, dimmi. Io vado a prepararmi. Ti porto anche lo smoking, che così inizi a prepararti anche tu, perché sei lento e so che facciamo tardi. Senti, amore, in teatro dobbiamo essere alle 9, sono le 7, abbiamo tempo. Vabbè, per favore. Ma ti ho detto, sei lento, sì. È meglio che ci portiamo avanti. Ok, va bene, vai. No. Samantha non me la darà un'altra opportunità. Sì. Come faccio io questa sera? Vabbè. Devo escogitare qualcosa, devo trovare un diversivo, un qualcosa che faccia desistere mia moglie dal dire io con te a teatro non ci vengo più. Ma quanta polvere. Ma come faccio? Ci vorrebbe qualcuno che mi faccia da spalla, che mi regga il gioco. Ma te l'ho già detto. Una persona fidata, un amico. Un amico, sì. Ma un amico, ce l'ho l'amico, ce l'ho. Il nostro maggiordomo, un uomo di mondo che ha girato tantissimo, conosce anche le lingue. Adesso lo chiamo. Einstein! Mi chiamano. Einstein! Eccomi qua, sono qua! Scusami. Ma cosa stai facendo? Stiamo parlando con l'iPhone. Ma dammi qua, ma che iPhone? Ma pensa te questo, parla con l'iPhone. Ascolta. Sì. Te la ricordi Samantha? Samantha, sì! Quella con 2 pere enormi! Esatto, proprio lei. Questa sera vuole uscire con me. Ma che culo, Claudio! Ma come che culo? Mi sono dimenticato che questa sera devo portare a teatro mia moglie! Tua moglie? Mia moglie, sì, mia moglie! Allora possiamo fare così. Io esco con tua moglie al teatro e tu esci con Samantha. Einstein, ma ti pare un'idea? Poi scusami, non ti vedo neanche in perfetta forma. No, non se ne parlo. No. E cosa possiamo fare? E non pensare neanche di fare il contrario, perché io voglio uscire con Samantha, No, possiamo andare, però facciamo il contrario. Esco io con Samantha. Ma non se ne parla proprio, ci voglio uscire io con Samantha. E come vuoi fare? Ascolta, mi è venuta un'idea. Sì. Adesso io dico a Samantha di portare la sua amica Ubalda. Te la ricordi Ubalda? Ubalda! Sì, me la ricordo Ubalda, sì! Ecco, allora, però... Sì. Però... Però, e vai avanti! Devi risolvere questo problema che si è creato con mia moglie. Devi trovare una soluzione. Dai! Trovo io. Prova, dai, concentrati, dai! È troppo difficile. Mi viene in mente niente in questo momento. E tu vorresti uscire con l'Ubalda? Sì, Ubalda tutta nuda, tutta calda, sì! Senti, ma lascia perdere. Ascolta, mi è venuta un'idea. Sì. Adesso sai cosa facciamo io e te? Cosa facciamo? Scriviamo una lettera anonima. Chi è anonima? Ma non anonima, tutto attaccato, anonima, contro terzi. Contro terzi? E chi sono i terzi?
Einstein! Scriviamo una lettera misteriosa in cui mi informano che mia moglie mi tradisce! Tua moglie ti tradisce? Ma non è vero! E perché non è vero? E non lo so! Perché ce lo inventiamo noi? E non lo so, sì. E perché ce lo inventiamo? E non lo so! Perché così quando arriva questa benedetta lettera, io la leggo, mi arrabbio, vado su tutte le furie ed esco di casa indignato. E io cosa faccio? Tu rimani qui, dici due cose a mia moglie e poi gli dici, lo vado a riprendere. Sì. E intanto io ti aspetto sotto con Samantha e Ubaldo, il gioco è fatto. Bellissima Quale idea. Mani? Quale mani? Sì, bravissimo. Allora ascolta, guarda, lì c'è la macchina da scrivere, accanto ci sono i fogli. Vieni qui che cominciamo a scrivere questa lettera. Sì, metto quello lì, mi metto il tavolino. Vai che questa sera si esce con Samantha, sì, che bello. Il foglio è qui. Oh. Qui? Sì, mettiti pure lì, La sedia. Amore, ecco qua il tuo smoking, che così ti puoi preparare, possiamo andare a teatro. Grazie, sei gentilissima. Cosa ci fa qua, Einstein? Devo scrivere. Ma niente, passava di qua per caso e le stavo insegnando a scrivere per a macchina. Caso. Ti pare adesso il momento giusto per insegnargli a scrivere a macchina? Amore, cosa ci vuole? Un minuto? Mentre aspettavo lo smoking gli stavo insegnando a scrivere a macchina. Oh, mamma mia, non è possibile. Ascolta, facciamo così. Io adesso vado a vestirmi. Intanto tu vai di là e mi prepari il caffè, va bene? Mi raccomando, fai in fretta. Guarda che facciamo tardi. Te l'ho detto, dobbiamo essere in teatro alle 9, sono le 7. Abbiamo però ci metti del tempo, stai lento. Tranquilla. Ti preparo il caffè. Sì, va bene, grazie amore. Ma sei scemo? Perché? Ma gli vai a dire che scriviamo una lettera e per lei la lettera ma anonima. Mi sono dimenticato. Ascolta, io adesso vado nell'altra stanza e vado a vestirmi. Tu comincia a scrivere la lettera, tanto sai come si fa, no? Sì. Comincia dalla testata. Sì. Claudio, cosa devo fare? Devi cominciare dalla testata. Aia, che male, Claudio! Ma non così! Ma sul foglio devi mettere la testata! Ma diglielo prima, no? Sul foglio! Sul foglio! Ma sul foglio è la stessa cosa! Tec! Va bene così! Ancora una! Tec! Ma cosa stai facendo? Mi hai detto di dare la testata sul foglio! Ma non è possibile! Senti, metti questo foglio nella macchina da scrivere che te l'ha detto io la lettera! Sì. Avanti, forza! Sempre a me tocca risolvere i problemi. Certamente, sempre a te, sì. Dimmi. Allora. Sì. Comincio a scrivere la data. Chi la data? Ma non la data! La data, oggi! La data oggi? Ma sono stato in casa tutto il santo giorno? E non ho sentito e visto nessuno. Come l'hai data? Col silenziatore la data? Einstein, la data commerciale. Allora, ma si è anche fatta pagare per far... Ma che vergogna! Einstein, la data sul foglio! Sul foglio la data. Ecco perché sto foglio non si infilava, era tutto umidito sto foglio. Mamma mia, io non ce la posso fare. No? La data sul foglio. Allora, senti, per favore, il foglio l'hai messo dentro? Con fatica. Scrivi la data di oggi e poi scrivi. Sì. Mio caro amico. No. Amico mio caro. Sì, perché cambia completamente la roba, No. Caro amico mio. Un momento, devo scrivere no. Caro amico mio. Caro. Ascolta, Einstein. Ma secondo te? Sì. Il mio? Sì. È meglio metterlo davanti o dietro? Il tuo? Lascialo lì da me, per piacere, anche a te. Ma cosa hai capito? Il mio sul foglio. Anche il tuo sul foglio. Ma questa casa se non c'è più nessuno di normale. Ma c'hai la camera da letto, no? Ma vai di là in camera da letto, anche tu su sto cavolo di foglio, e poi cosa lo infili nella macchina da scrivere? Senti, per favore, scrivi su questo benedetto foglio, caro amico mio, che va bene, avanti. Oh. Desidero informarla. Ma cos'è, un pizzaiolo, un panettiere? Informarla! Desidero in for narla
Ma informarla con tre gambe! Ma cos'è un pollo? Un pollo e mezzo! Desidero infogliarla con un pollo e mezzo! Buongiorno! Che ho in mano? Che ho in mano le palle? Ma che le palle? Le prove! Le prove le palle! Che sua moglie? Che tua moglie? Ma non tua, non del tuo, del lei alla terza persona si dice sua. Che mia moglie? Ma non mia, non è né mia né tua, è sua. Nostra moglie, via. La tradisce con un altro uomo. La tradisce a capo con un altro uomo. Adesso? Sì. Dobbiamo mettere uno di quegli aggettivi forti che quando lo leggiamo rimani senza fiato. Quindi sì. Che la tradisce. Che la tradisce. Che la tradisce. Ce l'ho io. Che la tradisce. Tanto! Tanto? Tanto! Ma veramente mi aspettavo qualcosa di più. Faccio meglio. Che la tradisce. Tantissimo! Ma non basta, non basta! Allora, che la tradisce... È il momento che mi seguo, sì, che la tradisce... Che la tradisce... Sì. Ignominiosamente. Ma tutte le cose... Che la tradisce... Ignominiotta... Ma non mignottamente, ignominiosamente! E cosa... Lo sai scrivere? Certo, sono Einstein! E allora scrivi! E l'ho scritto! Oh. Adesso dovremmo mettere la firma. E firmiamo. Mi scusi se non mi firmo. Mi scusi se non mi firmo. Ma preferisco mantenere l'anonimato. Ma preferisco mantenere l'anomalato. Ma che anomalato? L'anonimato! Ma preferisco... mantenere l'anonimato. Ma che anonimato? L'anonimato, cosa hai detto te? Senti, Einstein, fermati, ascoltami bene perché sì. Ti faccio lo spilling, eh? Sì. Allora, l'ano. Ma io non capisco perché ce l'hai con me proprio. L'ano. Questo è pesante. L'ano. Ma l'ano! Ma questa roba appena 6 kg! Ma cosa stai facendo? Ma vieni qui! Ma mettiti d'accordo con te stesso! L'ano, dove devo andare? Ma vieni qui! Hai cambiato di nuovo l'idea! Firma questo benedetto foglio, avanti! E firma sto foglio, sì! Eccolo! Claudio e Einstein! Ma che Claudio e Einstein? Ma dobbiamo firmare per una persona che non conosciamo! Un amico che non conosciamo! Oreste. E chi è Oreste? Lo conosci Oreste? Io no. E allora va bene Oreste. Oh, senti, facciamo così, firma un amico generico e basta. Oh. Firmato a Oreste generico. Adesso dammi questo foglio. Tac. Lo pieghiamo. Bellissima, sì. Che fatica a scrivere. Sei comodo? Tutto sudato. Sei comodo? Sì. Alzati! Perché? Dimmi. Adesso sì. Arriva mia moglie che mi porterà al caffè. Sì. Tu andrai lì, fai finta di fare qualcosa, pulisci, inventati qualcosa, non mi interessa. Faccio il maggiordomo. Bravo, sei pagato per quello. Infatti. Quando io berrò il caffè, sì. Dirò, com'è buono questo caffè? Questa tiene la tenta. Sì. Com'è buono questo caffè? Tu mi dirai, c'è una lettera anonima per te. Sì. Proviamo. Sì. Com'è buono questo caffè? Oh! Cosa c'è? Ma cosa ti ho appena detto? Che cosa mi hai detto? Quando io ti dirò com'è buono questo caffè, tu mi dirai c'è una lettera anonima per te. Sì. Riproviamo. Com'è buono questo caffè? Claudio! C'è una lettera anonima per te! Senza Claudio, meno diretto. Riproviamo. Com'è buono questo caffè?
c'è una lettera anonima per te. Bravo, perfetto, così mi piace. Sì. Ricordati alla parola. Caffè. Per te. Caffè. Per te. Caffè. Per te. Vai, che sta arrivando. Vai al tuo posto, vai, vai. Ecco il tuo caffè. Oh, grazie amore, sei gentilissima. Prego, così almeno lo bevi, possiamo andare. Sì, bevo solo il caffè e andiamo via subito. Sì. Amore. Sì. Com'è buono questo caffè. Beh, grazie. Einstein, lì, guarda che c'è. Non i piedi. Scopavo anch'io. Non i piedi. Amore? Sì. Com'è buono questo caffè? Eh beh, sono 7 anni che lo faccio speciale solo per te. Come è buono questo caffè? C'è una lettera anonima per te. Una lettera anonima per sì, me? Sì, è arrivata questa qui. Grazie. Vabbè, prego. Amore, questa la possiamo anche leggere no, dopo. Vieni qua, vieni qua, non se ne parla neanche. Ma tu pensi che io vado a teatro con una lettera anonima? Una spada di Damocle sulla testa? Ma non se ne parla proprio. Vabbè, voglio vedere cosa c'è scritto qua. Allora. Ma non si capisce niente. Ma amore, lo sai che le lettere anonime sono sciocchezze, ma buttala via. Che butti via te. Ehi, non se ne parla proprio. Io voglio sapere cosa c'è scritto su questa lettera, va allora, bene? Leggiamola che si fa tardi. Allora. Senti, Einstein, sì. Leggi da te perché io non ho gli occhiali da leggere. Riusciamo a leggere questa lettera, sì o no? Dai, Einstein. E stai seduta lì, zoccola! L'hai data oggi. L'hai data oggi. Ti sei anche fatta pagare. Mio caro amico! No, no, no. Amico mio caro! No, 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 no. Caro amico mio! No, 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 no. Ma secondo te io lo metto davanti o lo metto di dietro? Einstein! Stai seduta! Con questa lettera voglio infornarle un pollo! No, 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 un pollo e mezzo! Con 3 gambe che ho in mano le prove e le palle! Che mia, tua, sua, nostra moglie la tradisce e la tradisce. La tradisce con gli... con gli gnomi. Amore! Seduta! Scusa se non mi firmo, ma preferisco mantenere l'anno malato. Da Oreste Generico, tec! Ma chi è questo Oreste Generico? Chi è questo Oreste Generico? Tu, fedigrefe concubina! Tu, che l'hai fatta anche in cucina! Tu, frivola immonda! Tu, frivola immonda! Tu, frivola immonda! Tu, donna frigorifera gioconda! Non sei altro che una meretrice! E non fai mai la lavatrice! Ti ho lasciato Cornelia, madre dei gracchi! E ti ho lasciato Cornuta, in mezzo ai granchi! E ti ritrovo qua discinta e messalina! E ti ritrovo qua incinta, in cucina! Altro ti vorrei dire, ma mi si blocca qui nella strozza! Anch'io vorrei dirti altro, ma mi si blocca qui, stronza! Mi hai tradito! Mi hai tradito! Ma amore, ma io non ti ho tradito! Abbi il coraggio delle tue azioni, ammettilo che mi hai tradito! Ma io non ti ho tradito! Tu mi hai tradito! Dimmelo! Ebbene sì, ti ho tradito, ma è stato solo un attimo di debolezza! Come mi hai tradito? Con chi? Ma ti prego, perdonami, amore, ti prego! Dimmi con chi! Dimmelo, lo voglio sapere! Ma no, ma poi era anche buio, non è che mi ricordo! Dimmelo, lo voglio sapere! Con lui! Maledetto!